Buonasera a tutti. In questi pochi minuti, perché non, un tema così complesso generalmente richiederebbe minimo un 3 ore di discussione, ma cercheremo di usarle al meglio, cercheremo di inquadrare lo scenario europeo e nazionale sulla competenza, da dove deriva, cosa significa, in particolare ciò che ci viene dal contributo europeo, e di dare qualche pillola di didattica e costruzione del curriculum per competenze. Alcune slide per forza di cose saranno scorse in maniera molto veloce, però saranno sempre a vostra disposizione, come sapete, sul sito della Pearson e poi avrete anche a disposizione, se vorrete, appunto a richiesta dall'agente di zona della casa editrice, il testo, la didattica per competenze, se vorrete approfondire. Ecco, quindi vediamo velocemente appunto alcuni concetti introduttivi. Su come i testi programmatici che il Ministero ha fornito alle scuole dei vari ordini, le indicazioni, trattano il tema delle competenze, che è un tema relativamente giovane per la formazione e l'istruzione, e ancora più giovane nei nostri documenti programmatici, e si comincia a trattarlo negli ambienti appunto scolastici dagli anni 90 circa, anche se nel mondo del lavoro era molto più antico. Allora, le indicazioni 2012 è l'ultimo dei documenti che tratteremo, ma è quello che più direttamente, proprio direttamente, fa riferimento alle competenze chiave europee. Nella premessa delle indicazioni 2012 dell'infanzia del primo ciclo si dice che le competenze chiave europee sono la finalità dell'istruzione e che le competenze culturali di base e le discipline devono contribuire tutti a costruire nelle persone, nei ragazzi, le 8 competenze chiave europee che, ricordiamo, si chiamano per la cittadinanza e l'apprendimento permanente. Il profilo dello studente che le indicazioni illustrano alla fine del primo ciclo sono 12 dimensioni che, a guardar bene, sono dei descrittori delle 8 competenze chiave e sarebbero anche facilmente messi in corrispondenza. Così come i traguardi per lo sviluppo delle competenze, che è la prescrittività più diretta delle indicazioni 2012, sono delle dimensioni dove noi potremmo estrapolare e distillare le competenze culturali di base delle diverse discipline. Di questi concetti poi parleremo ancora e cercheremo di illustrarli meglio. Per quanto riguarda il secondo ciclo di istruzione, il documento sull'obbligo di istruzione del 2007, il decreto 139, parlava espressamente di competenze e si riferiva ai 4 assi culturali dei linguaggi matematico, scientifico, storico, sociale, dove gli estensori del documento avevano estrapolato appunto per ognuno dei linguaggi le competenze culturali di base e anche l'articolazione di queste in abilità e conoscenze. E veniva poi in questo documento venivano enunciate 8 competenze chiave di cittadinanza, che attenzione non sono quelle europee, le vedete scritte lì, che anzi a guardar bene anche queste sarebbero facilmente da mettere in corrispondenza con le 8 competenze chiave europee. Il secondo ciclo in generale, come saprete, chi vi lavora, è regolato dai regolamenti DPR 87, 88, 89 sui professionali tecnici e licei del 2010. Ciascuno di questi illustra per i tecnici e i professionali le competenze culturali comuni e di indirizzo, sono una ventina comuni e un pacchetto variabile per indirizzo da 7 a 11 circa. Per i licei abbiamo le competenze organizzate in 5 aree culturali specifiche e per indirizzo. Come indicazioni per il curriculum, i tecnici e i professionali hanno le linee guida dove le competenze dei regolamenti sono articolate in abilità e conoscenze e riferiti alle singole discipline, mentre per i licei ci sono le indicazioni che invece sono formulati in obiettivi specifici di apprendimento per discipline. Tutti e 3 gli ordini di scuola però hanno come obbligo la certificazione delle competenze alla fine del quinquennio sul modello europeo EQF, il quadro europeo delle qualifiche e dei titoli. Vediamo come nello scenario europeo viene illustrato il concetto di competenza. Ci riferiamo al significato europeo primo perché nel quadro europeo dobbiamo riferirci per le certificazioni. Secondo, perché è un riferimento sovranazionale autorevole
che ci permette di superare anche tutte le polisemie che nel termine i vari teorici possono aver messo, e perché è molto bello dal punto di vista di chi educa e di chi forma. La Commissione europea ha adottato i termini competenze e competenze chiave, preferendolo al termine competenze di base, che pure lo usiamo, in quanto quest'ultimo è generalmente riferito alle capacità di base nella lettura, nella scrittura, nel calcolo e così via. Il termine competenza, invece, nel contesto europeo, è riferito a una combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti appropriati al contesto. È molto importante quando la raccomandazione dice che le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e l'occupazione. Possiamo dire di converso che senza un conseguimento adeguato delle competenze chiave, i cittadini vedrebbero compromesse la loro capacità di realizzazione e sviluppo personali, di cittadinanza attiva, di inclusione sociale e di occupazione. Dovrebbero essere acquisite al termine del periodo obbligatorio di istruzione o di formazione, però servire come base al proseguimento dell'apprendimento nel quadro dell'educazione e della formazione permanente. Si chiamano infatti per la cittadinanza e l'apprendimento permanente. Si riferiscono a tre aspetti fondamentali della vita di ogni persona, ovvero la realizzazione e la crescita personale, il cosiddetto capitale culturale, la cittadinanza attiva e l'integrazione, il cosiddetto capitale sociale, le capacità di inserimento professionale, il cosiddetto capitale umano. E qui si capisce come la competenza sia proprio una dimensione della persona in senso olistico, in tutti i suoi aspetti. È meglio parlare di competenza che di competenze, proprio perché è una dimensione della persona in senso lato. Vediamo le 8 competenze chiave per la cittadinanza, così come enunciate dalla raccomandazione del 2006, che la raccomandazione stessa dice essere una rete, sono tutte ugualmente importanti, non c'è una gerarchia, sono tra esse interrelate, è come se fossero 8 aspetti di quell'unica dimensione che è appunto la competenza, come le facce di un prisma. La comunicazione nella madrelingua e nelle lingue straniere, che possiamo trattare assieme. Ecco, io vi esorterei, qua le trattiamo molto velocemente, però se leggete la raccomandazione, che è bella da leggere come un romanzo, troverete il significato che viene dato a ciascuna di queste e addirittura anche strumenti, indirizzi metodologici per perseguirle. E quindi lì senz'altro troverete anche molte più cose di quante riuscirò a dire io in questi minuti. Quindi comunicazione nella madrelingua e nelle lingue straniere. La competenza è la comunicazione, non è scritto padronanza della madrelingua. Questo vuol dire che noi dobbiamo dare a livello di competenze culturali una padronanza della lingua molto alta, proprio perché più strumenti si hanno e più se ne possono usare. Ma questi strumenti vanno messi al servizio della comunicazione, altrimenti rischiano di restare inerti. Ovvero, noi conosciamo moltissime persone che posseggono una forbitissima e altissima padronanza della loro lingua, ma non per questo comunicano in maniera efficace. Faccio un esempietto anche banale: se ricevete a casa vostra un documento, per esempio dalla vostra banca, che si intitola Comunicazione per la trasparenza, e dovete leggerlo 15 volte per capire di cosa si tratta, significa che chi l'ha scritto non l'ha scritto per chi doveva leggerlo, ma per se stesso. Quindi non si è assunto la responsabilità del destinatario, così come un manuale del telefonino e così via. E invece dobbiamo mettere i ragazzi in condizione di acquisire competenze comunicative, quindi agendo compiti in cui si chieda di comunicare, appunto, in modo efficace, in una corretta, appunto, padronanza della madrelingua. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia. Per competenza matematica, che è importantissima perché la matematica è dappertutto esattamente come la lingua, lingua e matematica sono i due metalinguaggi con cui noi ci rapportiamo col mondo e di nessuno dei due si può fare a meno. Non è solo la padronanza delle abilità di calcolo, degli algoritmi, del risolvere problemi matematici, ma è piuttosto la capacità di interpretare criticamente e leggere fenomeni della realtà nel suo complesso quando vengono rappresentati con linguaggio matematico. E la vita ne è piena, per esempio,
quando vi dicono mutuo a interessi zero, quando vi dicono lo sconto del 20% senza il prezzo di partenza, quando di un fenomeno vi danno la media ma non vi danno le coordinate di riferimento, per esempio la dispersione, la varianza, e quindi quell'indice di media non ha nessun senso preso da solo. E quando vi danno un grafico senza i valori assoluti, ai numeri si può far dire tutto e il contrario di tutto, avere una competenza e non solo una padronanza matematica significa entrare dentro i fenomeni, saperli leggere e saperli interpretare con spirito critico. Quindi è una questione di cittadinanza. Le competenze di base in scienze e tecnologie ugualmente. Pensate a quanto la scienza e la tecnologia pervadono il nostro quotidiano e quante decisioni quotidianamente noi prendiamo che presupporrebbero una competenza almeno di base in scienza e tecnologia. Beh, se parliamo della tecnologia, siamo pervasi da strumenti di cui spesso siamo servi, che non usiamo come strumenti ma come fine della nostra azione e verso i quali abbiamo una sorta di pensiero magico e rischiamo veramente grosso in termini di sudditanza. Ai mezzi. Le competenze di scienza, pensiamo a cose anche quotidiane, tipo leggere le etichette di un alimento, quando ci sono sostanze che noi non riconosciamo, che possono essere innocue e noi le viviamo come pericolose, o sostanze pericolose che noi viviamo come innocue. Referendum capitali in cui ci chiedono di scegliere, per esempio, tra fonti di energia, sulla fecondazione assistita. Sul biotestamento, dove potremmo scegliere della nostra vita e della nostra morte, magari senza un'adeguata cognizione di causa, di strumenti scientifici, strumenti di cura, dibattiti quotidiani anche sugli organi di stampa di questi giorni, che richiederebbero delle valutazioni di tipo scientifico. La fisica che c'è in tutte le nostre azioni, schiantarsi col motorino su un platano, per esempio, dove le leggi della meccanica, della dinamica agiscono tutte, e così via. La competenza digitale non è informatica e smanettare al computer, non basta. E non è detto che i nostri ragazzi, che attenzione, non sono nativi digitali, perché questo è un luogo comune, abbiano anche le sole abilità. Provate a mettere in mano a un ragazzino un Word o un Excel, ovviamente non lo sanno usare se non gliel'abbiamo insegnato. Quindi non è che abbiano l'abilità neanche. E quanti reati anche gravi commettono quando si mettono in rete o ne sono vittime? YouTube è pieno di filmati atroci messi dai nostri ragazzi che prendono in giro compagni disabili e questi sono reati gravissimi e che i nostri ragazzi fanno senza assoluta contezza di quel che stanno facendo. Quindi la competenza digitale è ancora una volta un'assunzione di responsabilità nell'uso degli strumenti. Per risolvere problemi di vita, per vivere meglio, ma anche per agire nel rispetto di sé e della comunità. Su queste quattro competenze noi facilmente riusciamo a cogliere dei saperi formali, le lingue, la matematica, le scienze, la tecnologia, l'informatica. Le prossime quattro, come vedrete, cambiano di fisionomia. Imparare a imparare, e qui non c'è una disciplina, qui ci sono tutte le discipline implicate. Imparare a imparare è una competenza chiave tra, come tutte le altre fondamentale, non devo spiegare agli insegnanti come sia fondamentale il saper recuperare informazioni, metterle in relazioni, sceglierle, criticarle, organizzarle. E nell'era della rete, quando ciascuno di noi va su Google a cercare informazioni e ci vengono milioni di notizie su ogni informazione, come scegliere? Forse quel 10% neanche di informazioni attendibili e utili da quelle inutili, dal brusio di fondo, da quelle errate, da quelle perfino pericolose. Ecco, questa, l'imparare a imparare, è una competenza che spetta alla scuola, perché ricordiamo che i nostri alunni conoscenze ne acquisiscono soprattutto fuori di scuola, dai mezzi più disparati, ma nessuno è bravo come la scuola, se vuole. Invece a organizzare queste conoscenze, a dar loro senso e significato, a metterle in relazione. E questo è l'imparare a imparare e viene prima della conoscenza, è più importante e questo è il compito della scuola. Competenze sociali e civiche. È vero che non c'è una gerarchia in queste otto competenze,
Però in questa competenza sta la convivenza. Se non lavoriamo su questa, penso che è inutile tutto il resto. Si tratta nelle competenze sociali e civiche di educare la conoscenza di sé, la relazione con l'altro, la relazione col mondo, con l'ambiente, il lavorare insieme, il rispetto delle regole condivise. Quindi è davvero una competenza assolutamente fondamentale e che regge anche tutte le altre, perché se una classe, se un gruppo non riesce a sviluppare queste competenze civiche, anche il lavoro ne viene inficiato e diventa tutto molto più difficile. Lo spirito di iniziativa è intraprendente, io preferisco intraprendenza come traduzione a imprenditorialità che pur trovate, ha dentro dimensioni come scegliere tra opzioni diverse, prendere decisioni, valutare rischi e opportunità. Pianificare e progettare, risolvere problemi, agire in modo flessibile. Quindi tutte abilità, tutte capacità che servono a interagire con la realtà e a modificarla. Senza di queste non si modifica, non si incide nella realtà. La consapevolezza è l'espressione culturale, una competenza enorme, dove riposa l'identità sociale delle società, dei popoli e l'interculturalità. Per esempio, contribuiscono a questa competenza discipline come la storia, quando risponde alla domanda da dove veniamo, chi siamo. La storia è una disciplina che, quando risponde alla domanda dove andiamo, ovviamente sta nelle competenze sociali e civiche. Contribuisce a questa competenza 8, contribuiscono la letteratura, le arti, la musica. Vedete, un insegnante di lettere quando tratta i testi è più nella prima. Quando tratta la letteratura è più nella seconda, nell'ottava, perché la letteratura, le arti, la musica sono un retaggio, sono un lascito culturale di chi ci ha preceduto, sono le nostre radici. Quindi un allievo, quando capirà che un bene culturale deve essere adottato e deve essere salvaguardato, se non quando ne comprende effettivamente il valore di patrimonio identitario per sé e per la propria comunità. E anche l'interculturalità qui si gioca perché tutti hanno un'identità di provenienza e quindi conoscere bene la propria identità di provenienza consente di poter apparentare efficacemente le altre. Altrimenti, se noi non conosciamo bene la nostra identità di provenienza, tutte le altre saranno minacciose. E solo con la conoscenza della propria identità riusciamo a sviluppare anche le reciproche conoscenze. Perché in questa competenza si agisce non per sottrazione, ma per confronto. Le arti, la letteratura, la musica, la storia, le tradizioni, quindi la religione, il diritto anche per certi aspetti, il diritto è anche nella sesta ovviamente, ma per esempio una disciplina come l'educazione fisica contribuisce a questa competenza quando si tratta di comunicare attraverso il corpo, espressione culturale non verbale, quindi anche se l'educazione fisica come disciplina contribuisce alla sesta, ovviamente, competenze sociali e civiche, e alla terza quando si tratta della storia, della salute, i comportamenti adeguati a mantenerla, la conoscenza del proprio corpo e così via. Quindi noi abbiamo visto, anche se in breve, l'importanza di ciascuna di queste competenze, che come avrete visto possono racchiudere tutto il nostro curriculum. E sono in grado di dare senso e unità e finalità davvero al curriculum che noi offriamo ai nostri allievi. Rispondono alle domande che i ragazzi spesso ci fanno: perché vuoi che impari questo? Io riferisco sempre alla domanda che mi hanno fatto dei ragazzini del professionale: perché studiamo storia che sono tutti morti? E la risposta è nell'ottava competenza e nella sesta, naturalmente. Quando spieghiamo appunto che senso ha occuparci del passato e cosa ci ha lasciato il passato e che implicazioni hanno le scelte che nel passato sono state fatte per la comunità in cui viviamo. Vediamo in un'altra raccomandazione molto importante, quella del 23 aprile 2008, proprio quella che licenzia il quadro europeo delle qualifiche dei titoli, le QF, l'Unione Europea che dà il significato
dei tre termini collegati al concetto di competenza, e quindi il significato di conoscenze, di abilità e di competenze nel contesto ovviamente europeo. Per conoscenze, scusate, si indicano il risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento. Le conoscenze sono l'insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative a un settore di studio o di lavoro che sono teoriche o pratiche. Perché questa tripartizione? Perché le competenze sono un articolato di conoscenze e abilità. Sono fatte di conoscenze e abilità, quindi questo potrebbe rispondere anche a quelli che dicono: eh sì, ma se noi ci occupiamo di competenze, addio conoscenze. Eh no, capiamoci, le competenze sono articolate in conoscenze e abilità. Bisogna, più conoscenze e abilità abbiamo e più abbiamo strumenti per agire la competenza. Però, e in questo senso, non è che noi a scuola insegniamo cose diverse dal resto, dal solito. È che queste cose le iscriviamo in una cornice di senso differente e questa sì è una rivoluzione. Come devo precisare che noi da sempre attuiamo esperienze di didattica per competenze, ci mancherebbe altro, ma non è questo il punto. Si tratta di articolare una progettazione curricolare sistematica, intenzionale, progettata in dove tutti il corpo professionale dei docenti agisce per competenza e progetta i percorsi e questo non è obiettivamente quello che stiamo facendo. Tutti noi facciamo degli interventi nell'ottica delle competenze, ma manca la visione di sistema, come dire, e non sempre neanche abbiamo la metacognizione esatta delle cose che stiamo facendo e della loro importanza. Quindi è una riflessione metacognitiva che viene chiesta e una messa a sistema delle anche encomiabili, e ce ne sono di molte, esperienze di didattica anche nell'ordine delle competenze che noi stiamo mettendo in atto. Quindi le conoscenze sono il risultato dell'assimilazione, dicevamo, di informazioni. Quando voi ricevete una classe nuova e chiedete ai vostri alunni cosa avete fatto l'anno scorso di quello di cui stiamo parlando, in genere la risposta è niente. I ragazzi sono sinceri e onesti, non hanno fatto niente. Ovvero non hanno fatto spesso quel lavoro di assimilazione di informazioni che avrebbe permesso ai contenuti di radicarsi e di diventare conoscenze. Hanno studiato per l'interrogazione, per l'esame e poi hanno deciso che poteva essere accantonato. L'abbiamo fatto anche noi, al loro posto, lo fanno anche loro. Quando è che un contenuto diventa conoscenza? Quando la persona decide che quel contenuto è utile, gli interessa, è effettivamente rilevante e ne capiscono il senso, l'utilità, non l'utilitarismo, che è un'altra cosa, l'utilità, quando incuriosisce, quando chi glielo propone passa passione, per esempio. Allora la persona dice: oh, forse vale la pena che io investa su questa informazione. Quando noi riusciamo a catturare un allievo su questo terreno, egli da solo, e ne avete esperienze tutti i giorni, andrà ad approfondire il concetto da solo senza che voi glielo chiediate e andrà in rete, andrà sui libri perché sarete riusciti a catturarlo su questo terreno. Dobbiamo scegliere tra tutte le conoscenze possibili, tra tutti i contenuti possibili, perché questo richiede tempo, e quelli che noi consideriamo irrinunciabili e che meritano di diventare conoscenze, quelle conoscenze che devono sorreggere le abilità e le competenze. Questa è una scelta che devono fare appunto i dipartimenti. Le abilità indicano le capacità di applicare conoscenze e usare know-how, quindi procedure, saper fare, metodi, per portare a termine compiti e risolvere problemi. Anche le abilità sono descritte come cognitive e pratiche. Allora, perché noi parliamo anche nelle abilità di soluzione di problemi, gestione di situazioni? Le consideriamo riferite a degli ambiti, per esempio parliamo di un cardiochirurgo abile, di un tecnico abile, di un idraulico abile, di un astrofisico abile e così via. Quindi è un'abilità anche estremamente complessa, ma riferita a un ambito preciso, mentre le competenze sono una dimensione della persona.
che incidentalmente potrebbe essere astrofisico, meccanico o formaio. Indicano la comprovata, la devo vedere, capacità di usare conoscenze, abilità e attenti al connettivo e capacità personali, sociali, metodologiche in situazioni di lavoro o di studio nello sviluppo professionale o personale, quindi tutti gli aspetti della persona. La vera differenza è nelle frasi in rosso, le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia. Intanto voi vedete che senza l'aspetto personale, sociale e relazionale non c'è competenza. Quindi uno può essere abile, un medico che sappia tutto del suo ambito medicale, ma non riesca a interagire con i pazienti, faremo fatica a definirlo competente. Lo definiremo abile, come un insegnante che si configuri sotto questo aspetto. Quindi ci sta la capacità di relazionare con chi ti sta intorno, ma responsabilità e autonomia sono ancora di più, sono insieme, quindi in matematica diremo che costituiscono un binomio inseparabile. L'autonomia insieme a responsabilità assume un significato etico che non si limita a dire io so fare una cosa senza che qualcuno mi dica come, che sarebbe anche già tanto. Ma quel significato che io definisco, cioè che va riferito a Kant, per esempio, quando diceva il cielo sopra di me, la legge morale dentro di me, o non c'è nessun merito obbedire a una norma per timore di una sanzione. Cioè il comportamento che io assumo non viene regolato da un'autorità esterna, dal timore di un castigo o di un premio, ma dalla consapevolezza che io ho assunto del valore di quel comportamento. Per esempio, non passo col rosso perché mi tolgono i punti o non passo col rosso perché metto in pericolo me e gli altri. Allora, se non passo col rosso perché mi tolgono i punti, agisco non in autonomia, ma per timore di un'autorità e di una sanzione. Se non passo col rosso perché metto in pericolo me e gli altri, potrebbero anche sciogliere i corpi di polizia, ma io non passerei col rosso perché quella condotta è dentro di me. Ecco, a noi spetta allevare giovani autonomi e responsabili, tali non solo che imparino molto bene gli ambiti di studio dove sono chiamati a investire, che relazionino bene, ma anche che imparino il senso del comportamento autonomo e responsabile. Responsabilità che significa in questo caso? Assumersi l'onere delle conseguenze delle proprie azioni verso di sé e verso la comunità. Ecco il significato etico del termine. Quindi un perito chimico che sapesse tutto della chimica e si vendesse ai narcotrafficanti, in questo contesto lo considereremmo abile, ma non competente. D'altronde ai narcotrafficanti non gli può interessare di meno della competenza, gli basta l'abilità. Il cardiochirurgo che è un genio, ma compra per le tangenti le valvole difettose, e l'abbiamo letto sui giornali, è abile, ma difficilmente in questo contesto lo definiremmo competente. Quindi un cittadino che agisce nel rispetto dei valori del proprio gruppo d'appartenenza, prendendosi cura, proprio la responsabilità è questo, prendendosi cura di sé e degli degli altri. Quindi non nuocendo, non solo non nuocendo e non arrecando danno, ma anche prendendosi cura. Reagire.
eccetera. Un ambito socio-relazionale, la capacità di ascolto, di collaborazione, di rispetto delle regole condivise, di partecipazione, di empatia, e l'aspetto etico, eminentemente etico, che fa capo all'autonomia e alla responsabilità. L'empatia, se parliamo di educazione affettivo-sentimentale, è quel sentimento che regge l'etica, perché una persona empatica non può nuocere, perché si mette nei panni dell'altro. E si prende cura dell'altro, quindi si assume la responsabilità dell'altro. Adesso vediamo brevemente le implicazioni dei concetti competenze chiave, competenze culturali di base, abilità, conoscenze. Le competenze chiave, come abbiamo visto, sono quelle enunciate dalla raccomandazione del 2006, sono metacompetenze in quanto rappresentano la finalità dell'istruzione. E racchiudono le competenze culturali di base, perché le competenze culturali di base si possono iscrivere nelle competenze chiave di riferimento. Alla formazione delle competenze chiave concorrono tutte le discipline. Le competenze chiave in questo senso rappresentano un fattore unificante del curriculum, poiché tutti sono chiamati a perseguirle, nessuno escluso. Non è che l'insegnante di lettere taglia comunicazione della madrelingua e dice il resto non mi interessa. Tutt'altro. Le competenze, 8 competenze chiave, abbiamo detto, sono interrelate, rappresentano i diversi aspetti della competenza come dimensione della persona. Nelle prime 4 possiamo rintracciare i saperi disciplinari, nelle ultime 4 le competenze sociali e civiche, metodologiche e metacognitive. In una didattica per problemi vengono esperite tutte, perché un problema ha bisogno dell'ambito di ricerca, che sono le prime 4, e dell'ambito dell'azione e del metodo e della socialità, che sono le ultime 4. Le competenze culturali le ritroviamo invece o specifiche, si riferiscono ai diversi ambiti del sapere e delle discipline. Discendono dalla struttura propria delle discipline, quindi non si possono inventare, sono poche, restano essenzialmente le stesse nei diversi gradi di scuola, dove possono invece variare le loro articolazioni in abilità e conoscenze, vanno riferite alla competenza chiave più pertinenti. Per esempio, prendiamo una sola lingua italiana, le competenze culturali sono essenzialmente l'interazione comunicativa verbale nei vari contesti, quindi l'ascolto e il parlato, il leggere, comprendere, interpretare testi scritti, il produrre testi scritti di vario tipo, il riflettere sulla lingua. Queste competenze culturali di base vanno riferite, come è logico, alla comunicazione nella madrelingua, che è la competenza chiave di riferimento. Come la storia negli aspetti del conoscere e collocare nello spazio fatti ed eventi, nell'individuare trasformazioni nelle civiltà, nell'utilizzare conoscenze per orientarsi nel presente, eccetera, va riferito alla consapevolezza e espressione culturale prevalentemente. In uno schemino di matrice, di costruzione del curriculum per competenze si potrebbe schematizzare così. Competenza chiave, per esempio, comunicazione nella madrelingua, le competenze culturali di base specifiche che abbiamo visto prima, 1, 2, 3, 4 nel nostro caso, le relative abilità e conoscenze. Le abilità e le conoscenze nel secondo ciclo le troviamo nel documento sull'obbligo di istruzione e nelle linee guida per quanto riguarda i tecnici e i professionali, nelle indicazioni di licei invece bisogna distillarle perché non sono articolate in abilità e conoscenze. Per quanto riguarda il primo ciclo, le indicazioni del 2012 affermano che le competenze culturali di base devono contribuire a costruire le competenze chiave, però non le esplicitano, non troviamo mai dove sono, quali sono. Però altri documenti le declinano e ad essi ci possiamo ispirare. E sono appunto il documento sull'obbligo di istruzione, per esempio le linee guida per i piani provinciali del primo ciclo della provincia di Trento, dove la Commissione ha declinato le varie competenze culturali delle varie discipline, ispirandosi largamente a un documento più vecchio, che è l'allegato 2 all'ordinanza ministeriale 236 del 93, che era quel documento che licenziava la famosa scheda di valutazione con la scala ABCDE, dove chi si ricorda c'erano gli indicatori per ogni disciplina, che non erano nient'altro, anche se non si parlava di competenze allora, che le competenze culturali che sostanziavano le diverse discipline. Le abilità.
E dove troviamo le abilità? Ancora una volta nei documenti che ho citato del secondo ciclo. Le abilità riguardano la persona che apprende, mentre gli obiettivi riguardano i docenti, sono una cosa che riguarda l'azione docente. Le indicazioni 2012 del primo ciclo non individuano abilità, ma gli obiettivi relativi alle singole discipline. Tuttavia, gli obiettivi, per fortuna, sono quasi sempre formulati con verbi operativi. Quindi possono indicare anche delle buone abilità. Ciò significa che nella colonna abilità del primo ciclo possiamo tranquillamente copiare gli obiettivi delle indicazioni, mentre le conoscenze facilmente si inferiscono dagli obiettivi. Velocemente possiamo enunciare quali sono gli aspetti fondamentali della didattica per competenze, la centralità del discente e del processo di apprendimento. L'assunzione di responsabilità educativa del docente educatore, che quindi non si limita a insegnare, ma è capace di far comprendere, di collegare l'aspetto di costruzione della persona e del cittadino, altrimenti l'istruzione senza questo aspetto resterebbe largamente inerte. Il docente che assume quindi più spesso il ruolo di mediatore e facilitatore, ovvero quello che propone situazioni, setting significativi, compiti significativi. E è una valorizzazione, non una mortificazione del ruolo, in quanto il docente che più spesso è regista, è vero che è come una commedia dove tu non vedi gli attori, che nel nostro caso sono gli allievi, e tu vedi solo gli attori che sono sul palco, il regista non lo vedi, però non c'è mica commedia senza regista. Quindi il ruolo dell'insegnante regista è fondamentale nel predisporre strumenti e situazioni. La valorizzazione dell'esperienza attiva concreta in contesti significativi veri o verosimili. E la didattica per competenze è prevalentemente, anche se non solo, induttiva, quindi dall'esperienza alla rappresentazione, alla teoria. Noi dobbiamo arrivare a teoria, guai se non ci arrivassimo, è il nostro mestiere, però non dalla teoria, alla teoria, quindi partendo dall'esperienza verso la sua rappresentazione in modelli, in teorie. La flessibilità didattica, l'utilizzo di mediatori diversi e flessibili, l'apprendimento sociale attraverso il peer tutoring, quindi l'apprendimento tra pari, la laboratorialità, che non significa di per sé andare in laboratorio, ma far agire l'apprendimento, i gruppi cooperativi, la discussione. L'integrazione dei saperi che concorrono a costruire competenze attraverso l'esperienza e la riflessione, l'attenzione ai processi metodologici e strategici, l'assunzione di una modalità riflessiva per rappresentare l'esperienza, è così che si arriva attraverso la riflessione e la discussione e la rappresentazione verbale, la ricostruzione che si arriva anche al modello e alla teoria. Quindi rappresentare l'esperienza, attribuirle significato, acquisire metacognizione. Quando io chiedo agli allievi adesso dimmi come hai fatto e dove altro possiamo trovare come potevi agire invece di agire così e così via. Attenzione agli aspetti affettivo-emotivi relazionali dell'apprendimento che danno sale e motivazione all'apprendere. Attribuzione di autonomia e responsabilità all'allievo, quando gli diamo responsabilità ci stupiscono sempre. Attraverso compiti significativi e unità di apprendimento, ma anche nella quotidianità e nella didattica ordinaria fatta di lezioni, è opportuno problematizzare, coinvolgere gli allievi, contestualizzare nell'esperienza e dare sempre senso all'apprendimento. Rispondere alla domanda perché vuoi che insegni, che impari questo. E quindi tecniche e strumenti sono diversi perché più che di didattica per competenze dovremmo parlare di didattiche per competenze. Il lavoro di gruppo sicuramente, la laboratorialità, abbiamo già detto, i compiti significativi o di realtà o in situazione autentici, trovate diverse formulazioni per indicarli, che sono compiti che gli alunni svolgono in autonomia in contesti significativi veri o verosimili, il problem solving, le unità di apprendimento, che invece sono un microprogetto che si concretizza in un compito significativo complesso, interdisciplinare, che mira a sviluppare e incrementare competenze, nonché conoscenze e abilità, ovviamente, attraverso un prodotto, richiede la gestione di situazioni e la soluzione di problemi. Esempi di unità di apprendimento voi ne trovate sul sito www.piazzadelecompetenze.net, a
anche altrove, ma io vi indico questo, dove c'è un settore primo ciclo, dove trovate i curricula per competenze nella struttura che vi ho illustrato prima per il primo ciclo e esempi di unità d'apprendimento nel progetto che è all'ultima riga, formare cittadini autonomi responsabili. Per il secondo ciclo trovate sia curricula che unità d'apprendimento che esempi di prove esperte autentiche in un settore che è intestato bando FSE per riconoscerlo, quindi esplorate pure quel sito lì. E le prove esperte autentiche che ho appena nominato sono prove di verifica di competenza, hanno le stesse caratteristiche dell'unità d'apprendimento, ma mentre l'unità d'apprendimento serve a costruire competenza, la prova serve invece a verificare la competenza attraverso un compito da affrontare e problemi da risolvere. Qui molto sinteticamente abbiamo distinto la differenza tra unità didattica e unità d'apprendimento. Unità didattiche che certamente conosciamo sono centrate prevalentemente sugli obiettivi di insegnamento, sulla centralità del docente, della sua attività e sulla disciplina, mentre l'unità d'apprendimento è centrata sull'apprendimento e sull'acquisizione di competenze, sull'allievo e sulla sua azione autonoma e responsabile, sulle competenze, non sulle discipline, quindi attraverso l'integrazione dei saperi, e valorizza il problem solving, l'apprendimento sociale e il compito prodotto in contesto significativo. Alcune pillole di didattica proprio molto veloci per forza di cose. La primo suggerimento, partire dalle conoscenze spontanee. I nostri allievi, dicevamo, sanno già un sacco di cose quando li riceviamo a scuola. Non sempre le cose che sanno sono corrette, sono complete, sono organizzate, però noi dobbiamo sapere cosa hanno in testa se vogliamo arricchire, modificare, correggere e anche per valorizzare quello che sanno. Quindi, piuttosto che oggi vi spiego gli Egizi, sarebbe più corretto dire cosa sapete degli antichi Egizi, della cultura, delle usanze, cioè, qualcosa sicuramente sanno. E chi non sa, dalla discussione che ne esce si fa un'idea. È perché se uno tutto quello che sa viene dal film La Mummia, io devo correggerlo, perché sono solo sciocchezze. Ma come faccio a correggerlo se non so cosa ha in testa? Infatti, una volta ricostruita la mappa delle conoscenze spontanee, si mostra la nostra delle conoscenze formali, si dice sapete già un sacco di cose, tutti insieme ne sapremo molte altre, così si crea quella dissonanza che valorizza ciò che c'è, ma anche la curiosità di andare avanti. Utilizzare mediatori didattici diversi, compiti attivi, per esempio, sembra banale, ma dire studiati gli Egizi che ti interrogo è molto diverso da dire, per esempio, tu sei il faraone Ramses II, vuoi dare disposizioni per quando morirai, il monumento funerario, il trattamento del corpo, eccetera. La prossima settimana mi porti il testamento di Ramses scritto con tutti questi elementi, che non è studio, che è un compito riproduttivo. Questo è un compito di elaborazione e di messa in situazione, anche se piccolo. Un altro compito autentico potrebbe essere invece che studiati il Messico piuttosto che la Francia che ti interrogo. Tu sei un tour operator, devi convincere noi 25 della classe a comprare tutti un biglietto per il Messico. La prossima settimana ci riunisci, tieni presente però che ciascuno di noi è interessato a cose diverse, cultura, storia, paesaggio, economia, svago. Trova le argomentazioni e gli elementi perché tutti noi saremo convinti a partire per il Messico. È un compito di geografia? Sì, ma c'è un'argomentazione, c'è una comunicazione pubblica. Ci sono strumenti di comunicazione efficace, strumenti di organizzazione del pensiero e così via. Questo esempio è tratto da un'esperienza di una vostra collega che insegna storia al secondario di primo grado, che diceva: i miei alunni, quando si tratta di far storia sociale, gli piace tanto, quando si tratta di far storia politica, si annoiano. A me è venuta l'idea di fare il processo ai personaggi storici. Quindi con una giuria, un collegio di difesa, un collegio d'accusa che devono argomentare sul personaggio e hanno fatto il processo a molti, adesso gli alunni vogliono fare il processo a tutti, perché hanno scoperto la potenza di questo mediatore, si sono appassionati e hanno fatto anche dei prodotti
di molta qualità, tant'è vero che hanno assolto, anche se con formula dubitativa, Napoleone, argomentando bene la loro scelta, e hanno condannato senza appello, per esempio, Hitler. Questo è un compito particolarmente complesso, magari più adatto alle superiori, ma potrebbe essere adattato anche alle medie. Tu sei, per esempio, analizza il fatto che i nubifragi devastano la Sardegna, sei un esperto incaricato dal Presidente della Regione dopo le disastrose alluvioni per varare un piano per emergenze future, parti dall'elemento specifico, l'ondata di maltempo, individua le implicazioni meteorologiche, eccetera, e fanne oggetto di un rapporto per il Presidente, come vuoi tu. Ma potrebbe essere un terremoto, potrebbe essere quello di Fukushima, eccetera. Non è importante. C'è il pensiero critico dietro, esistono i disastri naturali in questo contesto? Oppure cosa c'è di naturale nei nubifragi della Sardegna? Cosa potrebbe esserci di naturale nell'eruzione del Vesuvio? E cosa invece dipende dalle scelte umane? La questione delle risorse energetiche e l'ambiente, dove potrei, l'energia è un concetto centrale nelle scienze. Organizzare i miei gruppi di lavoro, dando a uno da fare un parco eolico di girandole collegato a un LED, uno un mulino ad acqua con la macina collegata al LED, una con LED collegato alla ruota del criceto e così via, faccio esempi anche così. Ma per dire che il prodotto, che è un veicolo, è uno pretesto che non deve essere però banale, fa lavorare gli allievi intorno a un concetto che attraverso la riflessione e ricostruzione porta appunto all'esplorazione di un concetto centrale, quale quello dell'energia, in termini però anche esperienziali. Le discipline sono punti di vista sulla realtà, da sole non la spiegano. Per risolvere efficacemente i problemi bisogna mettere in relazione i saperi e l'integrazione dei saperi si sviluppa nell'analisi e nella gestione di situazioni e problemi concreti, non tramite i meri contenuti, ma attraverso i concetti e i problemi. Soprattutto fornendo metodi per reperire, organizzare e recuperare le conoscenze, per analizzare la realtà e trasformarla, per dare chiavi di lettura critica. Anche le competenze metacognitive, metodologiche e sociali vanno articolate in abilità e conoscenze. Non abbiamo discipline e indicazioni ministeriali che ci dicono, però possiamo fare riferimento alla ricerca sulle abilità sociali e sulla metacognizione per individuare queste dimensioni. Esempi del curriculum, appunto, vi ho già detto dove li trovate e vedrete che questo lavoro è stato fatto in questo senso. La competenza quindi non è un oggetto fisico, si vede solo in quanto sapere agito. È necessario mettere gli allievi in condizione di svolgere compiti significativi che prevedano la soluzione di un problema, la messa a punto di un prodotto, utilizzando le conoscenze e le abilità che hanno, ma anche quelle che non hanno, cioè reperendone di nuove in autonomia e responsabilità. Il compito può essere svolto individualmente, in coppia e in gruppo, deve prevedere la realizzazione di un prodotto non banale, anche se il prodotto è un veicolo, deve essere un po' più difficile delle conoscenze e delle abilità possedute per mobilitare la capacità di problem solving e di riflessione, deve mobilitare l'esperienza attiva dell'allievo, l'attività di riflessione, ricostruzione, autovalutazione e contiene a monte i criteri per la verifica e la valutazione. Qui, e ve le guardate da soli, c'è un po' la differenza tra compito significativo e unità di apprendimento, come abbiamo visto prima, sia i compiti che le UDA implicano la soluzione di un problema. Il focus è le competenze da attivare, non è il prodotto. Il prodotto è un veicolo efficace. Però attenzione che le UDA partono dalle competenze, si scelgono le attività e i prodotti funzionali al perseguimento e devono contenere i criteri e i metodi di valutazione. Un'altra attenzione, le UDA e i compiti significativi devono essere collegati a un curriculum per competenze, altrimenti andiamo ciascuno a frammenti. È quel sistema di cui parlavo all'inizio. Le UDA, i compiti significativi, sono la realizzazione pratica del curriculum. E la competenza è una dimensione evolutiva che si sviluppa in tempi medio-lunghi. Non basta un UDA e neanche una prova esperta per certificare competenze. Sono necessari diversi elementi di valutazione nel tempo che permettano di trarre conclusioni. La competenza si descrive. Rende conto di cosa sa l'allievo, cosa sa fare,
con che grado di autonomia e responsabilità. Le descrizioni sono collocate su livelli crescenti di padronanza che documentano le abilità e le conoscenze via via più complesse. Sono sempre positive, si valuta ciò che l'alunno sa e sa fare, non ciò che non sa fare. I livelli sono articolati in modo che i primi descrivano padronanze assolutamente semplici, esecutive, che richiedono il controllo dei docenti e degli esperti. E così si può attestare competenze a tutte le persone, poiché tutti possiedono competenze anche a livelli molto semplici in campi nei quali abbiano avuto esperienza. Quindi non esiste un livello zero di competenza a patto di avere anche una minima esperienza. Per prova esperta, abbiamo detto, si intende una prova di verifica che non si limiti a misurare conoscenze e abilità, ma anche capacità dell'allievo di risolvere problemi, scegliere, argomentare, produrre un microprogetto o un manufatto, per esempio, in pratica aspetti della competenza, ha il vantaggio di poter essere somministrata a studenti di classi e scuole diverse, si differenzia dall'unità di apprendimento perché mentre quella mira a costruire competenze, la prova esperta mira a valutare. La valutazione delle competenze, per onestà, devo dire, è molto giovane e ci si deve ancora lavorare, perché se è giovane la didattica, ovviamente è ancora più giovane la valutazione. Quindi servirà proprio l'apporto anche degli insegnanti per contribuire a costruire una solida, pratica e teoria della valutazione delle competenze. Io vi ringrazio, potrò rispondere a qualche domanda magari proveniente dalla chat. Lascio la parola a Marco. Grazie a Franca. Io riporto solo alcune delle tante interazioni che sono arrivate in questa oretta. Mettersi in gioco, cambiare mentalità, crescere insieme nel sapere, il lavoro didattico come missione. Direi che c'è un grande fermento, una grande attenzione alle cose che sono state dette in questo seminario. C'è, direi, un'attenzione particolare a tutto quello che è il cooperative learning, ma direi particolarmente interessante da più docenti è arrivata questa suggestione, l'esigenza sempre più forte di lavorare in team per costruire insieme un curriculum. Naturalmente questo richiede la preparazione di nuovi testi che quanto la casa editrice sta realizzando e fa parte della produzione che è in uscita in questi mesi per le adozioni del nuovo anno. Certo, è un lavoro complesso, è una nuova sfida questa della didattica per competenze. Alcuni ci chiedono, anche come provocazione, io passo la provocazione a Franca, ma quello che ci è stato detto è solo teoria o è una realtà possibile? E ancora, come è possibile personalizzare la didattica con i tanti allievi che abbiamo? È una sfida possibile, è immediatamente facile, non raccontiamo favole, richiede più lavoro e più impegno, soprattutto all'inizio, ma è possibile. Gli insegnanti che hanno attuato queste esperienze riferiscono una rivificazione del loro lavoro. Un insegnante delle superiori diceva: "Io mi rendevo conto che a volte annoiavo anche me stesso. Adesso mi pare di aver riacquistato un'altra dimensione del mio lavoro." E vedete, guadagnare anche solo un allievo che aveva i libri in cellophane e li ha aperti per gestire un compito insieme ad altri è già una conquista. E noi questo l'abbiamo visto. E le numerose esperienze di cui avete poi materia appunto nel sito che vi ho indicato, www.piazzadelecompetenze.net, riferiscono proprio di insegnanti che hanno provato. E che certamente hanno detto non è così facile, ma vedete la difficoltà maggiore che loro riferiscono è quella proprio di coinvolgere i colleghi, non gli studenti o le famiglie, che quando capiscono cosa sta dietro a tutto questo si appassionano, specialmente gli allievi. Magari qualche famiglia non capisce perché non è la scuola sua, ma quando gli allievi poi testimoniano entusiasmo e voglia, anche loro poi vengono dietro. È proprio più che altro i nostri colleghi. Perché dovrei fare questo? Perché se guadagniamo anche un solo allievo abbiamo fatto meglio il nostro lavoro e se li perdiamo, e qui si tratta che la scommessa è perdere una generazione, perché sono
gente che apprende diversamente, e anche noi della nostra generazione ne abbiamo persi parecchi per strada comunque, è comunque una cosa da tentare e da fare, perché non possiamo mica perdere risorse umane in questo tempo. Una volta si diceva braccia rubate all'agricoltura di un ragazzo che non era particolarmente brillante a scuola, non possiamo permettercelo. Quanta sapienza ci vuole per far buona agricoltura? Nessuna risorsa umana può essere sottratta, e quindi sta a noi trovare gli strumenti per dare credito alle potenzialità di ognuno, e la didattica per competenze è più adatta, attenzione, a classi numerose e complesse, proprio perché in una didattica di questo tipo trovano spazio tutti con le loro potenzialità. Dai disabili a quelli con problemi specifici, a quelli con interessi differenti, a quelli normalmente un po' testoni, affettuosamente diremo, no? Perché in questa didattica c'è spazio per articolare le esperienze di ognuno. Tutti i giorni e 200 giorni l'anno, no. O meglio, le unità d'apprendimento hanno spazio per quei momenti strutturati in cui diamo informazioni, possibilmente anche lezioni vive, come abbiamo detto, e in cui diamo da esplorare le cose. Brunner diceva, mi piacerebbe che ci fosse una scuola del lunedì, del mercoledì, del venerdì, magari quando si fa come sempre, ma almeno il martedì e il giovedì mi piacerebbe che invece di insegnare storia si facesse storia, invece di insegnare matematica si facesse matematica, e intendeva proprio questo. Quindi le cose da insegnare non cambiano, ma hanno un senso differente, e soprattutto vanno contestualizzate nell'esperienza, altrimenti il rischio è che proprio li perdiamo questi ragazzi, e non possiamo permettercelo. E soprattutto l'educazione alla cittadinanza, alla responsabilità e all'autonomia è davvero urgente, particolarmente per il nostro paese, ma credo perché questi ragazzi lo meritano, non hanno responsabilità nello sfacelo presente. Il nostro compito sono essenzialmente due, i nostri compiti: il primo è diventare inutili, il secondo è fare in modo che siano anche proprio un po' poco migliori di noi. Tanto lavoro, sì, soprattutto all'inizio, ma se poi impariamo a lavorare insieme, non significa fare sempre riunioni, possiamo anche lavorare a casa e passarci i materiali con mail, in Google Documents, ci sono mille strutturazioni possibili, mettiamo via gli strumenti e non li buttiamo via, ne facciamo capitale di sussidi nel tempo. Con calma, senza far tutto in un giorno, ci vogliono, diamoci del tempo, ma cominciamo a provare. Se aspettiamo che tutte le condizioni siano favorevoli, non partiremo mai, e neanche tutti i colleghi. I sociologi dicono che si cambia una struttura almeno col 20%. Scoviamo dentro i nostri collegi quelli che ci stanno e poi facciamo contagio. È l'unica strada. Grazie. Grazie ancora a Franca Darè.